potendo poi rinascere, cambierei molte cose. Un po' di leggerezza e di stupidità. Fingere, tu riesci a fingere, quando ti trovi accanto a me, mi dai sempre ragione. E avrei voglia di dirti che è meglio se sto solo, ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai e non sa attendere. E l'animale che mi porto dentro vuole te. Se vuoi farli bruciare, tu lasciali nell'aria oppure sulla terra. Ma l'animale che mi porto dentro non mi fa vivere felice mai. Si prende tutto, anche il caffè, mi rende schiavo delle mie passioni e non si arrende mai, e non si attende, è l'animale che mi porto dentro vuole te. Franco, prego, io ti ringrazio, Giusto Pio, ciao, ciao a tutti i professori d'orchestra, grazie per questa porzione di concerto in diretta che ci hai regalato, sì. Perché tu quest'anno sei tornato agli appuntamenti con il grosso pubblico e ti esibisci ovviamente dal vivo facendo musica che si sente, che si tocca. E ogni tanto il playback bisogna pure dimenticarlo, secondo me. Oh, quando vieni a Montecatini Terme, e questo è ringraziamento... No, ma... Se, quando viene a Montecatini Terme ci stupisci sempre per l'abbigliamento. Oddio no, ma come sono elegantissimo. No, scusa. In questo senso, l'anno scorso se ricordate lanciò qui a Montecatini l'assistente di portare la camicia fuori dai pantaloni, infatti tutti i ragazzi hanno portato per un anno intero. Adesso c'è questo cappottino che devo dire è impegnativo, però dice possiamo essere ortodossi sino in fondo, voi non lo vedete in sala, ma guardate le scarpe, sono sandali francescani. No, in effetti è più forte di me, no? Perché poi mi incontrava prima la gente e diceva ma come sei conciato, ma come sono elegantissimo, ma coi sandali, e che problema c'è? E perché no? E invece sbaglio tutto, se fossi stato una spia mi avrebbero pescato subito, non so mimetizzarmi. No, ma la verità è che bisogna essere eleganti, ma fino a un certo punto l'eleganza bisogna interpretarla personalmente, sennò si è vestiti tutti quanti uguali, questo è vero. A dire il vero ogni tanto è casuale, perché avevo dimenticato le scarpe a casa. Ah, per questo? E non trovandosi scarpe in Montecatini, quindi ha dovuto sistemarsi così. Senti. E la seconda canzone di questo tuo pezzo, di questo tuo 33 giri che porti a spasso per l'Italia e anche nelle classifiche discografiche, ce lo canti adesso da solo senza l'ausilio degli archi e del pianoforte. Si chiama No Time No Space ed è uno dei pezzi di punta, diciamo, dell'ultimo disco che si chiama Mondi Lontanissimi. Signori, Lord Franco Battiato in No Time No Space. Grazie. Ciao.